Siamo dati Gesù e Maria. Le splendide letture che abbiamo ascoltato questa sera ci sottopongono delle splendide tematiche per delle profonde meditazioni. La prima lettura, ricorderemo, ieri abbiamo ascoltato l'episodio del passaggio del Giordano da parte del popolo di Israele e l'ingresso nella terra promessa. Prima di distribuire il territorio di Israele tra le 12 tribù, Giosuè fa ratificare ad Israele, a tutto il popolo, la sua volontà di servire il Signore e convoca tutti gli israeliti in assemblea e gli racconta tutto quello che il Signore aveva fatto per loro per portarli fuori dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa, a partire fin dai tempi di Abramo. Si tratta di una storia durata quasi 800 anni, una storia lunga. La lettura poi si ferma a domani, si ascolterà proprio il popolo di Israele, purtroppo domani non ascolteremo queste letture perché la messa di spertina sarà già la prima estiva, che a un certo punto Giosuè conclude dicendo: bene, alla luce di tutto questo che cosa volete fare? Volete servire il Signore o volete servire qualcun altro? Israele risponde: vogliamo servire il Signore, ma poi tutta la storia di Israele dentro la terra promessa sarà una storia di continua infedeltà al Signore. Cosa ci insegna questo episodio? Una cosa molto importante, specialmente per noi e in questo tempo: noi non possiamo dare per scontata la nostra vita di fede e di fedeltà al Signore. Non per niente anche la liturgia, sapete, la Chiesa nella sua sapienza, non so chi di voi non ha mai partecipato alla veglia pasquale. Se qualcuno non ha mai partecipato alla veglia pasquale, io vi raccomando almeno una volta in vita sua di farlo, perché proprio la notte di Pasqua la Chiesa, che è il momento, diciamo, clou dove si compie il mistero della nostra salvezza, fa fare liturgicamente un gesto molto importante, che è la rinnovazione delle promesse battesimali. Perché chi te l'ha detto che tu stai servendo il Signore in questo momento e non stai servendo qualcun altro? Chi ce lo assicura che noi stiamo in grazia di Dio e, perdonatemi il termine, non in grazia di Satana? Quando uno sta in grazia di Dio, sta in grazia di Satana, purtroppo. Non ci stanno, cioè tutta la Bibbia è chiarissima: o stai con Dio o stai con i nemici di Dio. Non esiste, cioè, una soluzione, ma non facciamo la cosa drammatica, facciamo una via di mezzo, non esageriamo. No, non c'è. Anche Gesù nel Vangelo dice che non è come contro di me. Ecco, allora il fatto che Giosuè mi metta davanti tutte queste cose, dovrebbe dire: fermi tutti. Nonostante tutto questo che avete visto, non siate sicuri che la vostra vita è dalla parte di Dio. E come vi ho detto tante volte, vi ripeterò tante volte nel corso del tempo in cui sarò con voi, perché questa è un'esperienza che tutti i giorni faccio, confessando e parlando con le persone, altro è quello che noi pensiamo di noi stessi, altra è la nostra realtà, perché specialmente oggi c'è una situazione di molti fedeli che hanno comportamenti molto gravi agli occhi di Dio, ma non se ne rendono minimamente conto. E quindi per loro più che mai è importante rimettersi davanti al Signore, imparare a farlo e verificare se la loro vita è dalla parte di Dio o no, con tutte le esigenze che la vita di fedeltà al Signore comporta. Il Vangelo ci presenta un esempio, il famoso episodio in cui Gesù afferma l'indissolubilità del matrimonio, episodio che resterà sempre attuale, per cui il matrimonio, che nell'Antico Testamento era contratto secondo lui di Israele, secondo i canoni del matrimonio cattolico, lo sapete che il sacerdote, quando finisce di ascoltare il giuramento di fedeltà, a questa di fedeltà va tra disposto, gli mette una mano sopra e gli dice: non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Non si può, capito? Non è possibile, e non esiste nessuna autorità umana che potrebbe fare una cosa di questo genere, nessuno, perché è intrinsecamente indissolubile. E quando lui dice, ma Mosè aveva consentito certe cose, lì Gesù spiega che Mosè aveva agito per costrizione, quindi tollerando alcune situazioni, in vista della preservazione di un male minore, ma nella pienezza del tempo, l'avvento di Gesù, non ci sono più eccezioni a questa regola. Subito dopo, siccome, ecco, i discepoli sempre molto umani, se il matrimonio è così è un po' un problema, perché se ti capita la moglie che non funziona, che devi fare? Tiene, è sottinteso, sembra di male indissolubile. Allora fare questa domanda un pochino, come dire, forse ironica, no? Se questa è la condizione di come viene a sposarsi,
seguiti. Da qui Gesù darà il pretesto per affermare una cosa che la Chiesa ha sempre insegnato, che è l'eccellenza del celibato sul matrimonio. Dice, alcuni nascono eunuchi, capite che significa, no? Altri sono desiderati dagli uomini e altri si fanno eunuchi per il regno dei cieli. Cioè, che cosa significa? Rinuncia al bene del matrimonio, che è un grande bene, il matrimonio è una cosa santa, e benedetta in vista del bene più grande, di offrire la propria vita e anche la propria affettività al Signore come segno di amore esclusivo verso di Lui e come dedizione della vita al servizio dei fratelli. Questa è una cosa differente, diversa, ma siccome questa forma di vita è stata scelta sia da Gesù che dalla Madonna, e Gesù, cioè, Gesù non si è sposato, la Madonna si è sposata con San Giuseppe, è stato un matrimonio un po' sui generis, quindi non vissuto come normalmente si vivono tutti i matrimoni, quindi la Madonna ha conservato la virginità. Quindi sulla base di queste parole di Gesù e della scelta divina di Gesù e di Maria, la Chiesa ha sempre detto: siano benedetti i santi matrimoni e poi a chi dunque, e chi vive santamente nel matrimonio avrà benedizione da Dio e vita in paradiso, d'accordo? Perché il matrimonio è una cosa santa, ma più benedetti sono coloro che per amore di Dio sanno rinunciare a questo, sublimano la loro vita anche alla dimensione sessuale della loro persona in vista di un amore sponsale con il Signore e per la dedizione al bene dei fratelli e della Chiesa. Teniamo sempre presente che stando dentro la Chiesa Cattolica certamente dobbiamo ritenere queste cose che sono definite e dobbiamo sempre avere alto e pregare anche il Signore. Una volta nel rosario delle nostre nonne alla fine delle decine diceva che dolci, santi, sacerdoti, ferventi religiosi, pregava il Signore perché desse alla Chiesa sempre la presenza di questo grande segno e che chi lo incarna sia santo, perché come non tutti i matrimoni sono santi, come ben sapete, purtroppo non tutti i consacrati sono automaticamente santi, lo diventeranno se vivono questa splendida vocazione santificandosi con tutto quanto l'impegno, l'entusiasmo e lo zelo di cui sono capaci. Bene, chiediamo a Maria Santissima, che è la Vergine delle Vergini e anche la Vergine della Famiglia, che custodisca entrambe queste vocazioni nella Chiesa, e lei che sempre chiama tutti a conversione, che ci aiuti sempre a imparare a mettere la nostra vita nei confronti del Signore, sapendola valutare dalla luce oggettiva di quella che è la sua legge e camminando in spirito di continua e costante conversione. Siamo lodati Gesù e Maria.